Vogliamo dire qualcosa sui premiati? Sì. Cosa diciamo? Che io come architetto ho fatto un bellissimo intervento a Spacca Napoli, sotto a Santa Maria i Sette Dolori. Ho recuperato una scuola di media di 18 aule, ho restaurato la parte conventuale facendo palestre e sale da ginnastica perché i bambini di Monte Calvario sono tutti rachitici. E ho fatto anche un asilo nido per 32 divezzi e 8 lattanti. Poi, sempre come architetto, insieme con mio figlio Riccardo, ho fatto un intervento, grazie alla legge 26 di Marco Di Lello, assessore regionale, al comune di Ponte Latone, che è venuta una cosa molto interessante. Tra l'altro abbiamo realizzato un parco urbano su una discarica fetente che è stata risanata. Come studio mi sto occupando da qualche anno del 400 meridionale e napoletano in particolare, perché ci sono delle cose bellissime ma anche abbastanza ignorate. Professore, quindi architettura e società. Sì, sì, sì. A tutti gli effetti, l'impegno nel sociale da parte di un architetto di fama mondiale come lei. Sempre complimenti per quello che dà la città di Napoli. Grazie, professore. Grazie. Allora, buonasera a tutti, con Patrizia vi diamo il benvenuto. Stasera, per la prima volta, avremo un premio dedicato a mio fratello Roberto Mannaiuolo. Oltre ad essere uno studente di architettura, Roberto amava molto la fotografia. Questa bella serata di liberalità offerta dalla Fondazione Mannaiuolo, istituita da Giuseppe e Patrizia Mannaiuolo. E la famiglia Mannaiuolo simboleggia la tradizione di dedizione partecipativa alla crescita culturale della nostra bella Malta. In tutti i nostri studi c'era questa lacuna di Ugo Mannaiuolo. Perché? Perché questo archivio era chiuso, si sapeva poco e quindi la possibilità di vedere questa situazione era molto importante. L'idea era quella di cercare di sistematizzare questo archivio. Tanti progetti non sappiamo se sono stati realizzati o meno. Ci stanno dei disegni molto belli, alcuni li vedete alle nostre. Allora, chiamerei Gloria Castiglione. Esiste una medaglia dedicata a Roberto Mannaiuolo e un'elevazione minerale a sostegno della sua formazione. Grazie. La fotografa Cinzia Camela, marchigiana di Ascoli Piceno. No, Cinzia, siamo veramente felicissimi di consegnarti questo premio. Per te. Io vi ringrazio per questo premio. Esatto, perché grazie a lui l'Accademia di Belle Arti di Napoli ebbe per prima nel suo corso di studi una cattedra dedicata alla nuova arte, la fotografia. Dietro l'occhio della sua macchina le sue magie, fatte di ombre e sfumate di bianco, ma mai semplici oggetti da visualizzare. Consegniamo questo premio. No, che c'entra, e sono... Perdonatemi, ma sono sinceramente emozionato. Voglio esprimere di vero cuore i ringraziamenti a Beppe e Patrizia Mannaiuolo. È inutile che ringrazio mia moglie Angela e mia figlia Barbara. Senza di loro probabilmente io con le mie foto sarei nascosto da qualche parte in maniera totalmente invisibile, spesso come ha elencato, in situazioni di privilegio per riconoscimenti vari eccetera. Ma oggi per me è qualcosa di più, perché il riconoscimento arriva dalla mia città, Napoli, nella quale io ho deciso di restare. E questo è stato
lontano da Napoli, però torniamo qui e ci sentiamo veramente qui spronati, incoraggiati e devo dire anche stimolati da questa città per continuare il lavoro. Quindi ringrazio la città, ringrazio tutti voi, i Mannaiuolo, vi voglio bene. A Massimo Rosi un grazie per la sua preziosissima, attenta e capillare opera di architetto progettista, non solo, studioso. Parlare dell'amico Massimo Rosi in presenza di tante illustri personalità, prima di tutti il fratello Franco, che per tutti è stato questo. Se viene, come dicevo prima, è sempre stato una di quelle figure legate alla città, legate al territorio, legate fortemente a Chiaia. Ah beh, no, il premio. Comunque, io mi fa piacere di essere venuto oggi qui a Napoli, questa occasione è stata non solo l'occasione per vedere mio fratello e gli altri miei parenti, i nipoti, la moglie, eccetera, ma la presenza, oltre Massimo, di Mimmo Iodice ha riempito ancora di più la mia gioia, ecco, la mia contentezza di essere venuto oggi a Napoli. Napoli, una città nella quale naturalmente è molto difficile poter ritornare e poter ritrovare tutte le occasioni per poter difendere la città nella sua difficile vita. Esprimerei un mio sentimento di appartenenza a questa città. L'ho espresso con i miei film e oggi mi fa piacere venire qui, ritrovare qualche vecchio amico o conoscenza, ma siccome siamo vecchi, sono pochi quelli che sono pochi, ci sono ragazzi che io mi auguro, spero, ci sono questi due ragazzi premiati, ci sono ragazzi che mi auguro vorranno continuare a lavorare in questa città per cercare di dare una collaborazione molto attiva. Noi che siamo andati via dalla città e siamo un gruppo, perché assieme a Peppino Padroni Griffi che non c'è più, o Antonio Ghirelli che anche non c'è più, però insomma con Raffaella La Capria abbiamo molto lavorato per ricordare Napoli e per farla amare. Non lo so se ci siamo riusciti, so solamente che Napoli è una città che merita continuamente di essere raccontata nel bene e nel male. Non ho altro da dire, scusate. Vi ringrazio per molto. Il lavoro che stanno svolgendo Patrizia e Peppe Mannaiuolo è veramente quello che poi è necessario a Napoli, perché è uno stimolo importante e continuo. Quindi li ringrazio veramente.
posso dire solo qualche cosa a proposito dei progetti che ho avuto l'occasione di fare, in particolare a Spacca Napoli, sotto Santa Maria. Per magnificare questo ricordo basta pensare a quella cosa eccezionale, unica al mondo, che è il monumento funebre di Ladislao e di Giovanni, che è nella chiesa di San Giovanni a Carbonara. E il Panni diceva che è una cosa unica al mondo, in quanto nelle chiese vi erano le sepolture dei re e dei grandi feudatari, per cui possiamo dire che studiando Napoli c'è da scoprire continuamente grandi valori di cultura che spingono ad essere sempre più determinati a prestare la propria opera in questa città. Grande, ringraziare Renato De Fusco che mi ha suggerito quel titolo, L'altro Rinascimento. E poi, se posso dedicare questo premio alla mia cara moglie. Passione per questa città ci ha portato a legarci a Massimo Rosi, a Massimo che ci ha dato tanto spazio, ci ha aperto il mondo del 400 soprattutto, e vi annunciamo che abbiamo creato un piccolo gruppo di studio fatto di architetti, io sono l'unico ingegnere in mezzo a loro, ma faccio lo storico nascosto, ecco, questo gruppo di studio si propone di portare avanti una monografia del genere di quella che avete visto bellissima sul Palazzo Mannaiuolo, una monografia che dovrebbe portare avanti lo studio completo di una di queste nostre grandi opere, una sola per ora, in una città nella quale siamo pieni di cose belle, ma siamo abbastanza vittime di una trascuratezza culturale che ci opprime. Grazie. Tutti per la bellissima serata che ci avete fatto passare, Mimma, Alessandro e i premiati. Grazie.